abbiamo adesso una crisi mondiale, non c'è lavoro, non c'è niente. Hai visto la nostra presidente che hai fatto a Tunisia? Hanno rubato tutto il soldo, giusto o no? Perché fai così con la testa? E questa è la verità, o no? Siamo tutti quanti inguaiati qua, non c'è lavoro, non c'è niente. Bisognerebbe sistemare tutte queste gente che non hanno lavoro e che vanno là, secondo te perché vanno in Italia? Sistemare dove? In Tunisia o in Italia? Prima sistemare i clandestini che vanno là perché qui non ce l'hanno il lavoro. E cosa pensa del casino, dei problemi di Lampedusa? È un grande problema questo. Io penso che... Ma perché lasciare al centro o a galleria? Lasciare andare via, lasciare cercare il lavoro, capisci? Un 4.000 hanno fatto un grande problema in Italia, in Francia, in America. Per quando? Sono arrivati in 4.000, è quasi. È giusto o no? E noi qui abbiamo accettato più di 30.000 e non abbiamo detto niente. E ancora accettiamo fino adesso. Ma questo problema deve risolvere per primo l'Italia. Il nostro segretario generale, Moussa Ben Jaafar, è il solo segretario generale d'un partito tunisien che è allé déposer una lettera a Sarkozy per il mauvais traitement dei tunisiens che sono arrivati. Il mauvais traitement des Tunisiens qui sont arrivés de Lampedusa à travers 20 000 à Paris illégalement et qui ont été traités de façon inhumaine. Et donc notre chef de parti est allé déposer cette lettre à Sarkozy parce qu'on trouve que ce n'est pas admissible que cela se passe comme ça, surtout après une révolution. Et Lampedusa, qu'est-ce que tu penses? Lampedusa, un inferno, così. Non. Non va bene con Lampedusa adesso. Non va bene. Come si risolve il problema? Non lo so. Donc, nous pouvons comprendre qu'il y a des problèmes, nous pouvons accepter, mais nous considérons aussi que la situation dans laquelle nous sommes, en partie, c'est aussi la responsabilité de l'Europe. C'est l'Europe. C'est, encore ne le veut pas, ces pays, l'Italie comme la France, qui ont colonisé la Tunisie, la Libye, l'Algérie. C'est ces pays-là, c'est ces pays qui ont soutenu la dictature et voilà, qui ne veulent pas assumer. Pour moi, résoudre ce problème, ouvrir les frontières, trouver des solutions. Quand je suis jeune, student, je voyage sans visa. L'Italia, lavorare. Cioè non c'era bisogno del visto? No, cioè, no. Bastava passaporto? Sì. Davanti, no? L'Italia ha imposato, imposato il sistema del visa per i tunisini e i marocchini, i magrebini. Come ti chiami? Ala Derbiri. E cosa sei capace a dire in italiano? Voglio partire in Italia adesso. Perché? In Italia adesso. Sì, per qua ti vedo. Per lavorare. Per lavorare.